minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo all'ingresso del convento dei frati minori cappuccini per portarci all'interno del fuoco comune, dove Padre Pio, come ci racconta questa targa, sostava nelle sere d'inverno. Questo è un luogo in cui i pellegrini non possono entrare, non possono visitare. E questo luogo, dove vediamo un po', ecco, molto semplice, qui c'era un grande braciere dove Padre Pio insieme ad altri frati, ecco, al termine della giornata si riscaldavano per poi andare a dormire. Poi ognuno prendeva un tozzo di carbone e lo portava anche nella stanza per riscaldarla. Che cosa è successo proprio in questa stanza? Lo racconta Padre Pio ai suoi confratelli. Era una sera d'inverno 1922 e lui racconta: ora ascoltate quello che mi è capitato alcune sere fa, sceso al fuoco comune, ovvero il focolare della comunità, per riscaldarmi. Ebbi la sorpresa di trovare quattro frati seduti mai visti, col cappuccio in testa ed in silenzio. Rivolsi loro il saluto: sia lodato Gesù Cristo. Nessuno mi rispose. Meravigliato li guardai attentamente per vedere chi fossero, ma non li riconobbi. Mi trattenni in piedi alcuni minuti e guardandoli ebbi la sensazione che soffrissero. Ripetuto il saluto, che rimase senza risposta, salii per informarmi se fossero arrivati dei frati forestieri, chiesi ad altri frati. Il padre superiore mi rispose: Padre Pio, chi si azzarda quassù con questo tempaccio a salire? Ed io soggiunsi: padre, già al fuoco comune ci sono quattro frati cappuccini seduti sulle panche attorno al focolare, col cappuccio in testa, che si scaldano. Li ho salutati, ma non mi hanno risposto. Li ho guardati attentamente, ma non li ho neanche riconosciuti. Non so chi siano. E il padre guardiano esclamò: possibile che siano arrivati dei frati forestieri senza che io sappia nulla? Andiamo a vedere. Scendemmo, scrive Padre Pio, scendemmo al focolare e non trovammo nessuno. Allora, in quel momento, compresi che i quattro frati visti erano dei religiosi defunti che scontavano il purgatorio proprio in quel luogo, in questo luogo, dove avevano offeso il Signore. Mi trattenni tutta la notte in preghiera dinanzi a Gesù per la loro liberazione dal purgatorio.